ragazze, oggi trucco molto facile e veloce da giorno, però con colori un po' halloweeneschi. Spero che vi piaccia, guardate il video e vi mando un bacione. Comincio dagli occhi applicando un correttore di Wycon e lo sfumo con le dita. E lo uso come primer perché come correttore non mi piace per niente, non copre ed è troppo rosa. Passo poi agli ombretti e comincio da questo nero matte, va bene un qualsiasi ombretto opaco. E comincio dalla fine dell'occhio, quindi dalla parte esterna fino alla piega e comincio a sfumarlo. E scusate se mastico, ma sto masticando un chewing gum, una chicles come le chiamo io, perché ho smesso di fumare e mi aiuta a concentrarmi meglio. Continuo la sfumatura con un marrone scuro caldo. Anche qui io uso questa palette, ma potete usare quella che volete. Poi passo a un viola e passo poi a un arancione e continuo la sfumatura fino alla prima parte dell'occhio. Dopo aver sfumato i bordi con un pennello pulito, vado a prendere un pezzo di carta e pulisco i lati del trucco perché voglio una linea netta dalla quale far partire l'eyeliner e così è molto molto più semplice perché viene uguale in tutti e due gli occhi, perché seguo proprio le linee del mio occhio. E infatti è per questo che ho deciso di fare prima gli occhi e poi la base. Comunque adesso metto l'eyeliner, passo poi velocemente alla base, vi faccio vedere solo i prodotti che ho utilizzato e poi ritorniamo agli occhi. Allora, per la base ho utilizzato prima un primer di Rimmel, poi il solito fondotinta di MAC, il correttore anti-age di Maybelline, la cipria di Rimmel e passo velocemente alle sopracciglia con un prodotto Essence. Passo poi a un panna e vado ad illuminare sotto le sopracciglia. Ora riprendo il nero e vado alla fine a ricalcare un po', a intensificare e a dare un po' un'altra botta di colore. Lo farò così con tutti i colori perché nel frattempo la sfumatura è andata un po' a farsi benedire. Poi piego le ciglia velocemente e applico il mascara Scandalize Flex. Applico poi un po' di terra e non vado a fare il contouring, l'applico solo un po' nella parte esterna del viso e metto anche un po' di blush ed è un blush fucsiettino, un po' acceso perché diciamo che in questi periodi di autunno e inverno mi piace mettere un colore un po' più acceso sulle guance e poi passo a questo matitone della Chen che si chiama Wild Plum del numero 04. Questo trucco è finito, è stato molto semplice, come vedete sotto non ho messo niente perché volevo che fosse da giorno e quando metto sotto mi sa tanto di sera, ho preferito fare solo il sopra. Spero comunque che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione, ciao!